Oggi sono qui in questa piazza non a parlare di caselle di governo, posti, accordi per formare un nuovo governo, ma sono qui a parlare e sono stato qui a parlare di urgenze dei cittadini. È quello che ci siamo proposti, la nostra linea, l'abbiamo dichiarato e noi manteniamo la parola con i cittadini. Quindi sono stato qui a nome del Movimento 5 Stelle a ribadire al Premier Draghi la nostra massima compattezza per sostenere, anzi rilanciare, l'azione di governo. È quello di cui il Paese ha bisogno. Le priorità sono tantissime, le sofferenze, le difficoltà a livello sanitario, economico, sociale sono diffuse, come anche ci ha ricordato ieri il Presidente Mattarella nel suo splendido discorso. Abbiamo parlato di tantissime questioni, abbiamo parlato del problema dell'energia, del costo dell'energia. È assolutamente necessario intervenire con risorse aggiuntive per contenere e contrastare il caro bollette, altrimenti non solo le famiglie ma anche le nostre imprese, tutto il sistema produttivo ovviamente non potrà avvantaggiarsi di una ripresa economica e rischiamo veramente col ciclo economico di andare giù, anche addirittura a livello di un meno che non possiamo assolutamente permetterci. Abbiamo parlato tra gli altri temi anche della questione della precarietà, della sicurezza dei luoghi di lavoro. Abbiamo una tragedia vissuto, siamo commossi per una recente tragedia del 18enne giovane Lorenzo. Ecco, ieri anche il Presidente Mattarella ha toccato questo tema della precarietà, della dignità e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Qualcuno forse ha abbassato il tono del volume quando c'è stato questo passaggio. Il Movimento 5 Stelle ha alzato il volume su questo passaggio. Deve essere assolutamente una nostra priorità, una priorità condivisa. La salute. Abbiamo un tema grosso, importante e assolutamente riguarda tutti i cittadini, il bene primario della salute. Oggi noi dobbiamo parlare dell'emergenza addirittura che si prefigura post-emergenza. Ci sono 20 milioni di esami diagnostici accantonati, 1 milione di operazioni, interventi vari necessari per i cittadini accantonati. Occorrono quindi investimenti che sulla salute dei cittadini non possiamo scherzare. Dobbiamo dedicarci a recuperare immediatamente tutti questi interventi, i cittadini meritano il nostro rispetto. Abbiamo parlato anche di giustizia, abbiamo chiaramente detto c'è una riforma sul CSM, noi come Movimento 5 Stelle è importante per noi che ci sia una chiara differenziazione di ruoli tra politica e magistratura, non porte comunicanti, non le vogliamo, non ce le possiamo permettere per dare chiarezza ai cittadini, chiarezza a tutti. Abbiamo toccato tantissimi altri argomenti, anche di politica internazionale. C'è una crisi, c'è il rischio di una guerra, sarebbe una grave sciagura in un periodo di pandemia aggiungere anche la crisi che può portare una guerra con tutto l'indotto, tutte le conseguenze negative che tutto ciò comporta. Ecco, quindi bisogna lavorare in questa direzione, abbiamo parlato di tantissime. Il Movimento 5 Stelle c'è, è presente, ci siamo impegnati. Abbiamo parlato di un patto per i cittadini, abbiamo detto non ci piace parlare di patto di fine legislatura, che non dobbiamo guardare solo alla durata, dobbiamo guardare alla sostanza delle priorità dell'azione di governo e devo dire la verità, ho trovato il Premier Draghi assolutamente consapevole e disponibile a lavorare in questa direzione e quindi può contare sicuramente sul sostegno del Movimento 5 Stelle. Sicuramente un altro dei temi anche importanti di cui abbiamo parlato è l'importanza adesso di rispettare tutte le tappe del PNRR. Adesso inizia il momento più difficile. Ecco perché non ci potevamo permettere di perdere un solo giorno,
perché le tappe del PNR adesso diventano molto stringenti. Dopo i primi 51 obiettivi, adesso questi invece iniziano obiettivi molto stringenti perché inizia la vera messa a terra. Noi ci siamo. Avete chiesto assolutamente di bilancio? Abbiamo discusso di risorse sicuramente aggiuntive e sicuramente c'è consapevolezza da parte del Premier Draghi, non voglio interpretare le sue parole, ma c'è consapevolezza che bisogna intervenire, ad esempio sul caro bollette bisogna assolutamente intervenire, perché altrimenti andiamo in depressione e il sistema produttivo non può permettersi questo. Presidente, saranno colloqui fissi? Saranno colloqui fissi questi con il Premier Draghi? Ma siete dati un appuntamento? Assolutamente sì, ci aggiorneremo spesso, dobbiamo assolutamente, nell'interesse del Paese, lavorare tutti. L'interesse del Paese è superiore anche all'interesse dei singoli, delle singole forze politiche. Noi dobbiamo lavorare nell'interesse, dobbiamo rispondere all'urgenza dei cittadini, quindi ci incontreremo spesso. Il PD propone una bicamerale sulla Agenda Mattarella? Adesso io sono assolutamente consapevole, ho sempre detto che noi dobbiamo fare assolutamente alcuni interventi per rendere più stabile i prossimi governi. Noi abbiamo una cronica instabilità e questo non ci fa bene. Dobbiamo stabilizzare anche i passaggi da un gruppo all'altro nel Parlamento e quindi la riforma dei regolamenti parlamentari è assolutamente necessaria per scoraggiare, diciamo, questi passaggi così a cuor leggero che vengono fatti dall'uno all'altro gruppo. Dobbiamo assolutamente, secondo me, puntare a una sfiducia costruttiva, non possiamo affrontare crisi al buio, ma lo vedete che dopo 7-8 mesi addirittura parte un governo, l'abbiamo visto nella nostra storia, dopo 7-8 mesi inizia un chiacchiericcio in cui si inizia a ragionare di rimpasti, di nuovi governi. Questa è una cosa che non ci possiamo permettere, non siamo competitivi rispetto agli altri paesi dove c'è molta più stabilità per quanto riguarda gli esecutivi. E ci abbiamo tanti altri temi da affrontare, adesso vedremo il modo, le modalità per discutere. Presidente, una domanda, perché stiamo aspettando tutti e parliamo del Movimento 5 Stelle, al di là dei rapporti con il governo. Lei pensa di convocare un'assemblea congiunta dopo l'intervento di Mattarella? Ma guardi, adesso, vedete, io sono qui in questa piazza, mi presento qui in questa piazza a parlare di urgenze ai cittadini, non ovviamente per discutere di correnti nel Movimento 5 Stelle che non sono permesse, sono vietate dallo Statuto. Grazie. Non ha sentito Di Maio, Presidente. Questo è ciò in cui crediamo. Questo è ciò che siamo.